le torrette delle nostre navi da guerra erano state prevedute da Leonardo con questa piattaforma girevole munita di 12 bombarde radiali, da lui chiamata Circumfolgore. Per incarico del Ministero della Marina, questo e gli altri modelli navali sono stati costruiti in base agli scritti e disegni leonardeschi dal colonnello Turrini. La palla falcata apriva il suo artiglio e, come appare dalla dimostrazione, faceva piazza pulita lungo la traiettoria. Il codice atlantico immagina questa nave con propulsione a ruote. Le pale erano azionate con manovelle. Nel modello si scorgono gli ingranaggi minutamente descritti dall'inventore. Vera arma segreta il navile, di cui lo scudo prodiero si apre su una bombarda. E Scorpio chiamava Leonardo questo battello perché, a somiglianza dello scorpione, offende con la coda. Scatta la falce, miete le alberature nemiche. Altro dispositivo d'assalto lo sfonda carene, dove lo scendere di un contrappeso fa balzare il rostro subacqueo. La costruzione dei modelli è stata difficile anche perché Leonardo oscurava ad arte i suoi progetti, temendo che la mala natura degli uomini li adoperasse negli assassinamenti nel fondo dei mari. Ma lo scafandro destinava a riparare le carene in navigazione. Così la fantasia precorreva la tecnica. Dagli orli dell'utopia disegnava la realtà a venire.